che vi devo dire, sognare non costa niente, è gratis sognare. Ragazzi, occhio, che la Befana è a fine giugno. Le fanno gli auguri, lei porta questi anni come un ragazzino. Cerco di difendermi nel migliore dei modi, spero che la salute mi porti sempre più lontano possibile, per vedere sempre il Crotone. Ieri il Crotone le ha fatto i migliori auguri. Mi ha fatto i migliori auguri perché mi hanno fatto un bel regalo, una bella vittoria che mancava dal mese di ottobre. Dopo 11 giornate. E questo è molto grande. Ma io l'ho sempre detto, in curva cantiamo pure quella canzone. Una vittoria che ben presto arriverà, e la nostra fede è sempre quella, non ti lasceremo mai. Un commento sulla partita? La partita è stata bellissima, su tutti i fronti, ho visto un Crotone spumeggiante, sia in attacco che in difesa. Mi è piaciuta assai l'aggressività che hanno avuto, c'è la cattiveria che ci vuole la tecnica, la volontà e la cattiveria per vincere. Io fino all'ultimo minuto avevo paura. Paura perché finisse come ad Ascoli. Pensavo, perché ad Ascoli è stata una cosa orribile, tremenda. A un minuto dalla fine che vincevamo 2-1 abbiamo perso la partita. E quei minuti fatali, per me, fin quando non è andato a fare il triplo fischio, io avevo paura. Ma come ha giocato l'ex Crotone Kragl? Veramente. Come si chiama quel giocatore? Grail, non lo so pronunciare. Comunque è stato un giocatore molto scorretto. Voleva. Ha fatto falli in tutti i sensi. Non voleva perdere. A parte che non voleva perdere, c'è questo veleno. È giusto che deve giocare, però fare il giocatore normale, no, facendo sempre falli, reclamava con l'arbitro, faceva quell'altro. Comunque ci è rimasto male. Iemmello, si sente? Quindi se tu gli fraciolo, Iemmello. Domani a mezzogiorno. A casa, domani a mezzogiorno fracioleremo. Se domani fraciolo, andiamo giù. Comunque il Crotone è tornato. Attenzione che il Crotone è tornato e sarà una grande squadra. Ieri mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, come era messa in campo. Parliamo degli acquisti, Spolli e Maciacci. Sono due ottimi acquisti. Poi c'è pure Gargoli, come si chiama? Carbò. Gabbro, no? Non lo so più. Fratello di Greta Garbo, il figlio di Greta Garbo. Comunque, cioè l'esperienza di Spolle si è vista, poi ha avuto quell'infortunio che non è stato un infortunio, ci ha tirato addosso proprio, si è girato di spalle, gli ha tirato col tacco per fargli male. Speriamo che non è niente di importante, perché Spolle ha dato sicurezza alla difesa, sono tutti quanti bell'attenti, sicurezza. Poi Maciaccio è un grande calciatore. Zinedine, ma è algerino questo. Le è piaciuto? Ma assai, moltissimo. Ho visto che si inserisce abbastanza bene. La sua moglie questa mattina le ha dato il bacio? Sì, me l'ha dato, la prima cosa che mi ha dato è il bacio. Sulla bocca o sulla guancia? Sulla guancia dove? Tra moglie e marito sulla guancia. Un bacio. Non sulle labbra. Un bacio amorevole. I nipoti le hanno telefonato? Loro a prima mattina subito mi hanno telefonato. Mi hanno preparato la torta con il sale.
E la torta me la sta facendo mia nipote, me la sta, che è bravissima a fare i dolci. Ah sì? Sì, sì, si è specializzata a fare dei bei dolci e mi ha promesso una bella torta. Ora è contento? Cioè, certo che sono contento, ha vinto il Crotone alla grande, l'ho visto, cioè, non abbiamo subito gol, è la seconda volta che non subiamo gol, l'ultima volta è stato con Livorno, speriamo che porta bene, di proseguire così perché dobbiamo uscire da questa zona. E per finire, come si dice? Fino alla fine, forza Crotone, vorrei salutare un forte tifoso, prima a mia nipote che si trova a Mantova e poi a tutti quanti che sono fuori, che tifano Crotone, e ce n'è uno, Antonio Marabelli, che è in Germania e mi segue sempre. Gli mando i migliori saluti. Forza Crotone. Forza Crotone. Io saluto a Mirabelle che si trova in Germania. È di Ciro Marina questo qua. Questo qua. Fortunato Strumbo si chiama. Mirabelle. Abbiamo fatto la trasferta insieme a Lecce. Sì, e lui mi ha detto che mi segue sempre e vuole essere nominato. E devo dire qualcosa, a Lecce lui mi ha dato 20 euro per coprire il sale. Ah sì? Sì, 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 Marabelle di Ciroe, si trova in Germania. Forza Crotone, signor Mar. Forza sempre Crotone. Fino alla fine, forza Crotone. Volevano vincere e si hanno pigliate due braciole. Volevano vincere. Un bacio, un bacio.